Ciao viaggiatori e benvenuti in questo nuovo video. Noi ci troviamo sempre sull'isola di Malta e se nella scorsa puntata vi abbiamo portato alla scoperta della Valletta, ovvero la capitale di questa isola, oggi andremo a scoprire due nuove città, Medina e Rabat. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti e di attivare la campanellina e se vi va di lasciare un mi piace o un commento per supportarmi. Ed eccoci giunti alla città di Medina, ci troviamo adesso davanti alla porta. Molti di voi ricorderanno questa porta per Game of Thrones, il Trono di Spade, infatti qua è stata ambientata una delle scene più iconiche della serie TV. Noi per arrivare qua abbiamo utilizzato un'applicazione che si chiama iCabs, che vi permette diciamo in 20-25 minuti di arrivare dalla Valletta a questa fantastica città che adesso andremo a scoprire. Il costo abbiamo pagato all'incirca 25 euro, quindi 12 euro a persona se siete in due o comunque se viaggiate in gruppo ve lo consigliamo, perché c'è la possibilità di venire in pullman, è solo che il viaggio in pullman dura 40 minuti e poi ci ha raccontato l'autista per esempio che in alcuni periodi c'è molto traffico in questa zona e quindi è molto difficile raggiungerla. Abbiamo appena sopassato la porta che vi dicevamo prima, appunto quella dove hanno registrato Game of Thrones, e adesso ci troviamo davanti ad uno dei musei più iconici di questa città, ovvero il Museo delle Torture. Il biglietto costa 5 euro, il biglietto d'ingresso. Ho deciso di iniziare la giornata invece con il giro della città che vi faremo vedere più tardi, con appunto questo museo, perché in molti me l'hanno consigliato comunque di visitarlo. E quindi ve lo volevamo mostrare in questo video. Quindi adesso entriamo e vi facciamo vedere un pochettino cosa potrete trovare al suo interno. Siamo all'interno del Museo delle Torture della Medina. È davvero un museo molto suggestivo, ve lo consiglio. Potrete, diciamo, ripercorrere tutta la storia di Malta e scoprire alcuni aneddoti che non sono scritti sui libri di storia. Siamo appena usciti dal Museo delle Torture, ne è valsa assolutamente la pena perché abbiamo ripercorso un pochettino anche la storia proprio dell'isola di Malta e poi abbiamo fatto anche soprattutto bene perché ha smesso anche di piovere, quindi adesso possiamo dedicarci alla scoperta delle viuzze, degli scorci. Pensate un po', Medina è anche famosa in tutto il mondo per la lavorazione del suo vetro, infatti nelle vie sono presenti diverse botteghe che adesso andremo anche un pochettino a scoprire. Per diciamo vedere questa tradizione che c'è da anni in quest'isola, in questa città. Tra le vie di Medina c'è il Palazzo Falzon, che è praticamente una delle più antiche case di Medina, appunto di questa città.
All'interno ci sono numerose collezioni di opere d'arte e di oggetti di antiquariato. Si conclude la nostra visita a Palazzo Falzon. Adesso ci dirigiamo invece verso uno dei forni tipici di Medina per assaggiare i pastizzi. Lasciato il centro storico di Medina, adesso ci troviamo al confine tra la città di Medina e quella di Rabat. Come vi ho detto prima, vi ho consigliato di venire qua anche per mangiare i pastizzi, che sono dei prodotti tipici locali. E uno dei locali più rinomati della città e di tutta l'isola in realtà è il Crystal Palace Bar, dove potrete trovare appunto pastizzi e tutto lo street food, diciamo, locale più tipico, a dei costi davvero economicissimi. Abbiamo ordinato i nostri pastizzi, abbiamo preso uno alla ricotta, uno ai piselli e invece uno con il pollo. Adesso li assaggiamo così vi facciamo sapere cosa ne pensiamo. Wow, sono meravigliosi, bellissimi. Sono tutti così farciti, poi vabbè, questo qui è i piselli. Vedete qua? I piselli. Adesso è il mio turno di assaggiare i pastizzi con i piselli. Un bel fagottino e sembra davvero molto scrocchiarello. È davvero ottimo. Pazzesco, costa solo 50 centesimi l'uno e ne vale assolutamente la pena, perché appunto pasta sfoglia, come vi ha detto Beatrice, ripiena con una crema di piselli ed è delizioso. Allora Bea, cosa ne pensi di questo street food che abbiamo assaggiato qui a Medina? Allora, siamo usciti da poco da questo favoloso street food, perché vi fa andare tra le nuvole e abbiamo fatto una bella chiacchierata con un signore proveniente dalla Germania che condivideva con noi la qualità prezzo di questo posto, perché con 70 centesimi basta bere, si può bere tranquillamente un caffè con latte accompagnato con un bel pastizzo a 50 centesimi l'uno, che è grosso così ed è veramente molto sfizioso. Se venite qua a Medina, venite al Crystal Palace a mangiare, perché ne vale assolutissimamente la pena. Adesso noi ci trasferiamo nella città di Rabat, che in realtà è proprio qui accanto, nel senso che dobbiamo spostarci solo di 50 metri per visitare le catacombe e la Domus Romana. Dopo un abbondante pasto, adesso ci troviamo a Rabat. Come vi ho detto, è la città che si trova praticamente attaccata a Medina. E siamo qui per visitare la Domus Romana e deve essere molto bella, perché ho visto dei video e delle foto su internet ed sono stati molto suggestivi come contenuti, quindi adesso li portiamo con noi alla scoperta appunto di questo sito archeologico. Il prezzo per la Domus Romana, per entrare dentro la Domus Romana, è di 6 euro. Ricordatevi che qui i siti a Malta chiudono spesso intorno alle 16 o alle 17, quindi per organizzarvi bene, secondo me dovreste magari visitare prima la Domus e le catacombe per poi magari girare tranquillamente la città. Comunque ricordatevi appunto che il prezzo è di 6 euro, gli studenti pagano 4,50 euro mentre i bambini 3, e adesso entriamo così ve la mostriamo.
Anche nel centro storico di Rabat si possono trovare i tipici balconi maltesi, e qui per esempio li trovate di diverso colore, quindi non solo verdi come spesso si trovano alla Valletta, ma anche di colore rosso, azzurrino e verde acqua. Ah, inoltre, dato che è patrimonio dell'UNESCO, non è possibile nemmeno costruire nel centro storico degli edifici moderni, perché appunto porterebbero comunque la città a perdere il suo fascino. Ultima tappa a Rabat sono le catacombe. In questo palazzo visiteremo la grotta di San Paolo, le catacombe, e poi c'è una galleria d'arte molto rinomata con delle opere artistiche e ecclesiastiche. Oh ragazzi, mi sento troppo Roberto Giacobbo. Allora, oggi vi insegnerò il passo del granchio per passare all'interno di questi piccoli tunnel. Guardate come si fa. Ci si mette così. Come si fa così? E si sopravvive. E con il giro delle catacombe si conclude questa giornata qui a Rabat e a Medina. Bea, che giornata è stata? Molto divertente, bello, piacevole. Ritorneremo con il pullman. Stamattina abbiamo preso il taxi, ma adesso ritorneremo con il pullman e all'incirca in 40 minuti saremo alla Valletta. Ed eccoci giunti nella nostra camera di hotel. È stata una giornata bella pregna oggi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo contenuto dall'isola di Malta.